ora nel Mar Caspio? Sì, ma non più per molto tempo. Impegnatevi tutti l'orologio, anzi, sapete che cosa vi dico? Vendetevelo! Fortuna che non l'ho ancora comperato. Ah, e allora non comperarlo, compagno Piogneninin. Non comperarlo proprio per nulla. Tra poco diventerà più comico di una vacca in automobile. E così, compagno Matakionski, hai già bella che liquidata la Svizzera. Ma smettila di slinguazzare sulla situazione internazionale. La mia è un'idea ben più grandiosa. Una macchina coi gli occhi. La macchina del tempo. Ah, con la mia macchina del tempo costringerò il tempo a fermarsi o a lanciarsi in una qualsiasi direzione e da qualsiasi velocità. La gente potrà salire e scendere dalle settimane e dai mesi come i passeggeri dai tramvai e dagli autobus. Ti ho capito a razzo, ma non vedo un bel nulla. Ah, ma mettiti gli occhiali, queste lastre di platino e cristallo. L'intreccio di questi raggi luminosi ti acceca. Adesso ci vedi? Vedo, vedo! Bene, bene, guarda, le hai individuate quelle due righe, la verticale e l'orizzontale? Vedo, vedo! Con quelle righe si misura il cubo, con rispetto parlando, dello spazio necessario. E guarda, guarda, lo vedi quel piccolo misuratore delle ruote? Vedo, vedo! Oh, con quella chiave tu isoli lo spazio inserito e liberi da ogni peso tutte le correnti di attrazione terrestre. E con quelle due bizzarre levette innesti la velocità e la direzione del tempo. La macchina del tempo! Ho capito! Magnifico, straordinario glamour. Per esempio, si riunisce il congresso internazionale dedicato al problema di spianare tutte le questioni sollevate. E naturalmente si dà la parola al compagno Tizio Kajoff, che porta il saluto dell'Accademia Statale delle Arti Scientifiche e Paraventistiche. Appena attacca, compagni, attraverso i tentacoli dell'imperialismo mondiale passa, come un filo rosso, l'onda, noi lo isoliamo dal presidium e mettiamo il tempo a una velocità di 150 minuti ogni quarto d'ora. Allora lui si alza, si siede, saluta, si rialza, si risiede, saluta un'altra volta, come se parlasse per un'ora e mezza. E il pubblico lo sta a guardare. Il molto accademico Tizio Kajoff ha fatto appena in tempo a spalancare la bocca, che tutti tirano una bella scoreggia di sollievo, alzano le chiappe fresche fresche e via a lavorare.